Buongiorno a tutti, dunque oggi andiamo a creare insieme un paio di cosine per provare dei nuovi prodotti della Reschimica e sono questi qui, sono le resine, due resine UV già colorate, questa bianca e questa nera. Sono proprio curiosa di provarle, sono anche molto comode visto che la resina UV senza coloranti abbastanza particolari è molto difficile da far diventare che non sia di un colore trasparente, insomma mi spiego sempre tanto bene. Insomma, per farla diventare bella coprente è sempre un po' difficile. E quindi mi sembra una cosa molto carina che abbiano fatto queste due resine. Quella bianca soprattutto perché si può colorare con moltissimi colori pastello, eccetera. Comunque, io ho scelto due creazioni che andrò a fare in modo un pochino più impegnativo, nel senso non solo bianca e solo nere, con vari glitter, eccetera. E appunto ho scelto il fantasmino per il bianco e il pianeta per il nero. Il pianeta lo andrò a fare un pochino galaxy. Il fantasmino lo andrò a fare bianco con tanti glitterini. Quindi ragazzi, cominciamo subito. Allora partiamo con il fantasmino. Vado a metterci dietro lo scotch, visto che alla fine questo è un metodo molto comodo. Ecco qua. Schiaccio bene i lati. Sì, l'altra volta avevo scoperto che era molto comodo mettere il talco intorno per non appiccicarmi, ma me lo sono dimenticato e non ho voglia di prenderlo, molto sinceramente proprio. Quindi cominciamo molto male, non ti appiccicare. Quindi niente, cominciamo ragazzi. Facciamo un po' di zoom e possiamo cominciare. Allora, adesso uso la carta da forno per metterci la resina UV. Qui vado ad aprire e vediamo un pochino com'è questa resina. Come vedete appunto non l'ho ancora aperta. Che bella! Ok, molto bene, ne vado a mettere ancora un po'. Eccola qui, come vedete è perfettamente bianca, non è trasparente. Che bella, sembra latte. Adoro il latte, bene, andiamo a mettere un po' di glitter, un po' tanti, dai, abbondiamo, visto che come sapete io amo i glitter. E la Madonna, ne ho messi due chili, non so se si vede. E vado a mettere anche un po' di flakes, visto che ho imparato il nome, li nomino sempre. Non troppi, che questi sono grandini, potrebbero essere scomodi. Ok, guardate com'è diventata carina. Bene ragazzi, adesso vado a trasferirla dentro la creazione. Questi flex più che bianchi sembrano rosa, in teoria dovrebbero essere bianchi, vabbè. Allora, quanta ne ho presa? Però boh, i glitter quelli piccolini non si vedono. Beh, dopo ne metterò ancora, non so come mai. Ok, allora, questo è lo strato bianco, adesso lo vado ad asciugare con la lampada UV. Ok, allora, visto che questa resina, come dicevo, non è trasparente, i glitter si vedono pochissimo. Ma non è un problema perché la resina UV comunque si usa in strati. Quindi lo strato sotto appunto è quello colorato e quindi è quello in cui abbiamo usato la resina bianca. Ma per gli strati sopra bisogna usare per forza quella trasparente, a meno che non si vuole fare totalmente bianca e basta. E quindi andrò a mettere i glitter qui senza nessun problema. Quindi cerco di approfittare di questo quadratino di carta da forno per mettere la resina trasparente e vado a mettere i glitter anche qui. Almeno so che per quella nera non dovrò, non sarà il caso di aggiungere glitter perché sennò vado a sprecarli perché non si vedono e mi sa che questa resina non è aperta. Infatti. Ho messo così tanti glitter che questa resina è diventata tipo una palla. Aiuto, non riesco a stenderla, ce ne sono troppi. Ok, allora, ecco qui, qui c'è lo strato bianco sotto e quello trasparente con i glitter sopra. E niente, è veramente molto carino. Adesso ci passo l'ultimo strato trasparente e poi basta, poi ci andrà solo il lucido. È troppo carino. Come al solito io ci vorrei fare una faccina, ma tutte le volte che provo a fare una faccina, una creazione, la rovino. Quindi è meglio se evito perché tanto non sono capace. Eccolo qui, questo è il risultato del fantasmino, molto molto carino. Io di solito prima di mettere il lucido, non mi ricordo se l'avevo già detto, lo metto un pochino alla finestra e anche se c'è nuvoloso comunque il sole c'è lo stesso, quindi i raggi UV lo aiuteranno ad asciugarsi meglio. O appunto lo lascio un pochino sul davanzale per sicurezza. Quindi questo adesso lo andrò a mettere sul davanzale e ora possiamo proseguire con l'altra creazione. Ok, allora anche qui faccio aderire perfettamente lo scotch al cerchio,
Ok, allora, visto che abbiamo scoperto che non è necessario mettere i brillantini nella parte della resina già colorata perché poi non si vedrebbero, parto con questo, con lo strato nero sotto e dopo andremo a mettere i brillantini nello strato trasparente sopra. Ma come l'ho aperto bene? Evviva! Ho molta paura a metterla nella parte di sotto, quindi uso lo stuzzicadenti per non fare danni. E alla fine Erika fece danni lo stesso, no dai, speriamo di no. Questa cos'è? Una bolla? Perché escono le bolle? Sono riuscita a fare danni, lo sapevo, io ho sporcato i lati, vabbè, adesso li vado a pulire, non è un problema. Ecco qua, ho anche pulito e adesso asciughiamo il primo strato. Ok, allora, ho già preparato qui della resina trasparente, adesso vado a metterci un mix di glitter per fare l'effetto galassia. Metto un po' di questi bianchi, un pochino blu, pochi, devono uscirne pochi. Ok, l'avevo detto che ne avrei messi pochi. Un pochino anche viola. Guardate che bello questo viola, oh mio Dio quanto è olografico. Ok, pochi anche viola. E ora abbondo un po' di più con questi qui, che sono bellissimi. È un mix che avevo preso, se non ricordo male, tempo fa, da Molds by Mia, che aveva anche un po' di glitter, oltre agli stampi. Ed è un mix appunto con vari tipi di glitter che stanno benissimo con l'effetto galassia. E anche se ne avevo comprato un sacchettino e ce n'erano pochi, alla fine mi stanno durando una vita. E niente, oh mio Dio, sono bellissimi. C'è anche qualche stellina in giro. Poche. Quindi vado a mettere anche questi. Ok, ah, c'è una stellina, forse si vede, sì si vede. Ok, andiamo a mischiare e vediamo se sono sufficienti. Oh, sto usando la resina trasparente, quella un po' più liquida e si sta espandendo di brutto, aiuto, fra un po' esce dalla carta da forno. Ma sì, dai, sembra che vada bene, non voglio esagerare. Quindi andiamo a trasferire il tutto. Ok, allora questo è il risultato, mi era caduta un po' di resina qua, adesso non è più del tutto opaco sto coso, vabbè passerò il lucido anche qui. E niente, mi piace molto, non so dove sto inquadrando, va bene, è molto carino con tutti questi brillantini, dalla fotocamera non si vedono tanto in realtà. Comunque adesso di nuovo ci passo uno straterello trasparente e poi basta, notare la gocciolina secca che c'è qua sotto. Ok, stessa cosa per questa come per il fantasmino, adesso andrò a metterla sul davanzale, poi ci passerò anche il lucido, soprattutto sulla creazione in metallo qui sul bezel, visto che l'ho un po' macchiato con la resina UV, non è più opaco del tutto. E niente, quindi queste sono solo alcuni esempi di creazioni che si possono fare con questa resina nuova che ho provato. Devo dire che mi ci sono trovata molto bene, si asciuga nello stesso tempo dell'altra ed è un colore molto intenso, quindi molto carina. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con il prossimo. Ciao!